usare le strisce pedonali, i semafori, la raccolta differenziata, i vicini silenziosi. Se vi sparano, nessuno dirà che non eravate un bravo ragazzo. Se la polizia viene ad arrestarvi, le donne del vostro condominio scenderanno in strada e sputeranno in faccia ai poliziotti. Lasciate stare le canzoni di Tiziano Ferro e Biagio Antonacci e cominciate a imparare nomi come Raffaello e Ida Rendano. Lasciate stare le televisioni di Stato, la Mediaset, Sanremo e cominciate a memorizzare sui vostri televisori Napoli Più e Televolla. Abituatevi a quelli che vendono eroina sul vostro ballatoio, fuori il vostro ascensore, all'ingresso dei vostri garage. Prima o poi ne comprerete anche voi. Prendete posizione con o contro gli scissionisti di Secondigliano. Andate a vedere Giglia a barra e fatevi crescere il pataniello sulla spalla. Occupate una casa nell'80 a Ponticelli e parlate male dei Rom. Compratevi la felpa baci e abbracci, il Nokia N70, le Nike Silver e i Ray-Ban a goccia. La cerimonia del vostro matrimonio non può finire prima delle 5 del mattino dopo l'intervento di 10 cantanti. Fate un video con il cellulare facendo finta di sparare un vostro amico. Metteteci la colonna sonora del Camorrista e mettetelo su YouTube. Vostra sorella lavora in una fabbrica di borse a San Giuseppe Vesuviano e prende 200 euro al mese. Vostra sorella fa la sciampista in un parrucchiere al rettifilo e guadagna 200 euro al mese. Vostra sorella lavora in un'impresa di pulizia al Cardarelli e prende 200 euro al mese. Parlate male dei metallari di Piazza San Domenico e dei punk di Piazza del Gesù. Fatevi due lampade a settimana, fatevi di cobretta a 10 euro, comprate il fumo al Terzo Mondo, a Pazzigno, nella Duchessa, nella Sanità, a Resina, a Rione Traiano. Comprate il 50 pollici LCD all'ipercopia fra. Ooh.